Ragazzi, ci siamo persi nella giungla! Non c'è tempo di spiegarvi! Volevamo fare un video speciale sui commenti degli hater! Siamo andati nella giungla amazzonica feroce infestata dagli lupi mannari! Ma quello che è successo è che ci siamo persi! Siamo rimasti qua dentro! Tutti quanti! Ragazzi, dovete aiutarci a uscire! Dobbiamo arrivare assolutamente a 30.000 pollici in su per uscire dalla giungla! So che non ha senso, ma fidatevi, se no resteremo qui per sempre! Ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritornati su... un vlog all'aria aperta con tutta la squadra dei Wengamers. Mi avete chiesto tantissime volte di mostrarvi le facce di Mario e Stefano. Questo è Mario e mi questo è caduto qualcosa in testa. In realtà questo è Stefano e questo è Mario. Ciao ragazzi, ciao, scrivete ciao. Nei commenti se ve li aspettavate più belli, più brutti o diversi. Io pensavo che Mario fosse biondo. Molti non vi avevano mai visto perché seguono il canale da poco. E accolgo l'occasione per ringraziare tutti i nuovi iscritti. E mi raccomando, per questo video epico che facciamo all'aria aperta, mi raccomando, arriviamo a 50.000 pollici su per forza. Dobbiamo arrivare per forza. Dico beh, ti ho sputato in un occhio. Sì. Non fa niente, Mario. Allora, oggi che cosa facciamo? Dobbiamo leggere i commenti degli hater. Che sicuramente ce ne sarà qualcuno anche qua intorno, perché siamo in un parco pieno di scolaresche. Quindi magari c'era pure qualcuno di voi qua intorno. Allora, iniziamo subito. Senza perdere tempo con il primo commento. E la cosa speciale di oggi è che, siccome ci sono loro insieme a me, ci sono tre commenti speciali di hater che riguardano proprio loro. Quindi c'è un commento di hater per te, un commento di hater per te e un commento di hater per te. Anche loro hanno persone che li odiano, non solo io. Allora, iniziamo col primo. Ma è ubriaco? Scusate, ma è il suo primo video che vedo. Allora, intanto gli fa un casino ridere, quindi grazie. Però ha 83. Ma 83 con lui. A parte che sembra ubriaco lui perché ride un casino. Però ha 83 pollici in su, quindi tutti. Beh, questo commento ho preso da un video di Clash Royale, quindi tante persone che non avevano mai visto un mio video. A quanto pare faccio l'impressione di uno che beve. Sono beve un tanto. Bevo tanto, ubriacone. Vabbè, prossimo commento. Leon. Ce lo scrive un tizio brutto. Leon. Scusa. Scusa, ma quando parli sembri un ubriaco. Ancora? E anche qua tre pollici in su, quindi è un parere condiviso da tutti che io sembro un ubriaco. Ma non sarà che la gente pensa che uno per divertirsi debba essere ubriaco? Sì. Forse così. Non bevete, ragazzi, avete sbagliato. Terzo commento. E qua ecco. C'è un'altra cosa, qua è adatto. No, censura, bambini. Bambini, ok, non posso dire parolacce, quindi deve censurare. Allora, questo però è un commento condiviso, secondo me, da tante persone che ci sono qua intorno in questo momento. E il commento è: cazzo gridi. Razzo gridi. Ho l'orecchio che mi esplode. Grido perché sennò ci sono i rumori di fondo. No. A casa mia non grido, beh. No. Vabbè. Prossimo con me, a questo neanche gli rispondo, mi sa che è capitato. Se gli piacciono le cose delicate, mi sa che ha scelto un canale sbagliato. Andiamo avanti. Qua c'è una storia. Questo tizio qua ha ricevuto delle risposte sotto il suo commento di persone che mi difendevano. Bravo. E lui ha risposto a sua volta, però, perché non è uno che lascia a terra la bandiera così in fretta, non si arrende, ha detto: statevi zitti, che già vi scipagnate. Cosa? Non lo so. Che già vi scipagnate. Chi cacchio vuol dire scipagnate? Scrivetelo nei commenti. Che vuol dire? Cosa vuol dire scipagnate? Non ti sei mai scipagnato, invitato. Tutti i giorni. Sembri uno che si scipagna. Vabbè, gli ha risposto un altro e gli ha detto: ma ti spignaccio la famiglia. Ma che cosa? Stai zitto, criticati da solo, fai più bella figura. Soprattutto che gli spignaccia la famiglia. Però lui, fare attenzione, state attenti. Ma lui, questo era un mio fan che mi ha difeso. Spignaccialo. Qua risponde ancora invece l'hater, che non si arrende. Allora ci va duro, ci va duro sotto senza paura. E gli dice: sta zirmt testa i cazzi. Non rompirebbe i culiuni. Allora io non ho capito. È latino. Sì, non ho capito tutte le parole. Però mi sa, mi sa che in mezzo c'è qualche offesa. Mi sa. Forse. Continua. Quell'altro si incazza a questo punto. Quello di prima dice: ah, è così. So bravo pure io a insultare. E gli fa: o con che cazzo. Duollisi un croppo de pappo in bocca. Allora, io so che ho detto una cosa orribile. Non so cosa, ma ho detto qualcosa di bruttissimo. Scusate. Quello là, di nuovo. Qua, questo va letto. Bitch, che è scritto male, quindi non è manco un insulto. Le campagne. Your
Mother. Pure latino, which your mother. È tipo canto. A questo punto l'altro non ha visto. L'altro non ci ha visto più e si è reso conto, ha avuto un'illuminazione e ha pensato: scusa, sono stato pesante con gli insulti. Cioè, da un momento all'altro si sono calmati, sono diventati migliori amici. Questi due adesso vanno a fare i picnic insieme, li abbiamo incontrati prima. E l'altro, infatti, si trova d'accordo con questo e gli risponde: ok, scusa anche da parte mia. E da lì è nato un amore, là, le storie. Ok, prossimo commento. Anche qua c'è una risposta, quindi preparatevi. Questo signore, con una troll face come Avatar, che è un po' censurato ma si riconosce, mi scrive: sei una persona triste. L'unica cosa forse che non mi si può dire. Cioè, quello che gridava c'aveva pure ragione, ma questo è scemo. Infatti c'è uno che gli risponde. Qua c'è questo tizio, no? Che uno gli ha risposto e l'ha insultato un po'. Allora lui subito si è incazzato, perché qua sono leoni da tastiera. E scrive, lui gli ha risposto ancora e gli ha detto: se non la smetti, ti metto le mani in faccia. Ho 24 anni. Morfioso. Questo è l'ultimo dei commenti rivolti a me. Finalmente mi stavano facendo così piangere questi commenti. Questo lo urla. Allora, questo qua lo urla perché scrive maiuscolo tutto. Quindi: zitto, mi dice. I goblin sono potentissimi, hanno un sacco di danni. A questo gli ho toccato i goblin. Mai l'avessi fatto. Anche perché lui è un amante dei goblin. Perché ha l'avatar di un goblin. Quindi giustamente l'ho toccato nel vivo. Ora finalmente è il momento di arrivare ai pollici in su, perché toccano i commenti. Vai. Il primo è ad Anna. Anna non lo puoi leggere, devo leggere io, perché lei non lo sa che cosa c'è scritto. 3, siete pronti ragazzi? Glielo leggiamo. 3, 2, 1. Lion, mi stai simpatico, ma lascia Anna, perché è stupida su Minecraft. Cioè, è un motivo. A me sembra un motivo valido. Cioè, è vero. Registi, non concordare, è un motivo valido. No? No? No. Vabbè, andiamo avanti. Commento questa volta. Questo è a Stefano. E anche vai, se in realtà non ti nomina. Dai, vai. Non lo nomina. Allora, odio quello che non mi ricordo come si chiama, che parla male. Quindi sei tu. Non è colpa mia, però è di sei mia tu. Madre. Però sei tu. Quindi odia questo signore. Ti odia. Scusa, non lo faccio più. È brutto. Sembra che ha la vaniglia come già la. Come... No, a me piace. È lo stracciatello. Ci piace. Vabbè, ultimo con me. Ciao, dei fan mi interrompono il video. Ultimo commento. Questo è per Mario. Sei pronto? Ho già letto, è brutto. La giallezza è brutta. Secondo me, ci scrive, dovresti cambiare Mario con un altro. Tipo io, lui, che faccio le battute meglio. No. E soprattutto, so scavare. Tu non sai scavare. È un requisito fondamentale. È un requisito per fare video con Laio, saper scavare. Un punto ce l'ha. Voi sapete scavare, bambini? Vi stanno facendo un video mentre faccio un video. Per questa volta comunque possiamo. Siamo in un giardino botanico, ma delle piante non gliene frega niente nessuno. Vabbè, lasciamo stare. Allora, per questo video chiudiamo qua. Mi raccomando, un pollice in su, arriviamo a 50.000 per questo video fuori dalle righe. Ed io vi auguro una buona giornata. Lion, Stefano, Mario, Anna, i registi e la fidanzata di Stefano. Che io pensavo fossi fidanzato con Mario, ma non è così. Sono rimasto male. Hai appena rovinato una scimmia. Out! Regista, devi stoppare, non sai fare niente. Come perché qua siamo su YouTube Tycoon Simulator, cioè il simulatore di YouTube. Ho sbagliato il titolo completamente. Moltissimi YouTuber stanno giocando questo gioco. Io lo voglio giocare anche io, perché mi piace tantissimo. Me l'avete consigliato in veramente tanti, e quindi mi sembra il caso di provarlo e vedere un po' di che cosa si tratta. Vedremo se riusciremo a... guardate là, Cristo Santo, che ognuno si guarda le palle. Ma io sono foglie. Le detto chiaramente sociopatico, io non mi... Vabbè. Guarda lì, vedi lì, ci sono 500.000 persone, guardate.